gli scorsi episodi di YouTube Man. Ira di Dio. Noi saremo coloro che uccideranno Fred. Finita. Trovato. Io sono tua moglie. Questo potere mi permette di tornare indietro nel tempo. Sì, ce l'ho fatta. L'ho attivato. Pugno jet di Benjamin. Cobra di Benjamin. È morto con orgoglio Riccardo Baronci, meglio conosciuto come il cacciatore. È il tuo fratellastro. Impossibile, l'ho ucciso con le mie stesse mani. Ti invito ad unirti a noi. Eh? Sono un uomo libero. Non c'è nulla che voi possiate fare per evitare la vostra morte. Io sono la gemma dell'anima. Ti porterò con me all'inferno. Sarai tu l'unico a morire, Grezzo. Pensa a saltare, Grezzo. Non ci pensare, lanciati. È un pazzo, è più pazzo di me. Sembra che ce l'abbiamo fatta. È morto. Neanche l'essere supremo poteva niente contro la mia arma. Possiamo andare a casa ora, finalmente. Ho deciso di mostrarti, come regalo di addio, dato che ormai la tua ora è giunta, il mio vero potere. Ma... Valerio! Proprio così. Pensavate di avermi ucciso, eh? Ma quello che avete visto finora non era altro che una piccola parte del mio potere. Posso controllare tutto quello che voglio. Non importa chi sia, non permetterò a nessuno di sminuire il mio potere. Giammai! Ora che sei il mio potere, devi scomparire. Valerio, la tua missione per sconfiggere Fred è finita. Cosa? Io posso vedere nei tuoi movimenti, la tua traiettoria attraverso i tuoi spostamenti nel futuro. Con il potere della gemma posso cancellare il tempo del mondo e nessuno si ricorderà di ciò che hai fatto in quel lasso di tempo. Come le nuvole nel cielo che non si accorgono di disperdersi. Come la fiamma che non sa di essersi spenta. Tutto ciò che rimane nel mondo sono i risultati di quello che succede. I movimenti che avvengono nel mondo durante il tempo cancellato perdono ogni significato. Io sono l'unico che può vedere questi spostamenti. E ora sparisci. Ma che... Ogni persona ha alti e bassi nella vita, successi e fallimenti. Ma se posso manipolare tutto a piacimento, allora la mia vita non può avere bassi. La mia vita resterà sempre al suo apice. Capisci cosa intendo? Valerio! E ora ti aspetta lo stesso trattamento, Grezzo. Non posso arrendermi proprio ora. Valerio, ti proteggerò a costo della mia vita. Tenace, eh? Sei rimasto l'unico. Ma nonostante tutto continui a lottare per la vita. Ma ti consiglio, rimani lì e vai in pace all'altro mondo. Sarai in grado di prevedere le mie mosse, ma vedi se riesci a prevedere questo. Sbrigati, gli soroni! Ma è fuori combattimento. Wow, mi hai sorpreso questa volta, Samurai. Ma quello che hai visto e poi tagliato è il te stesso del futuro. Lo Yuzuruni di qualche secondo prima ha visto lo Yuzuruni del futuro.
Ora capisci la mia illimitata potenza? Norua. Yasaruni. Yasaruni, ascoltami. Aneshimasu. Devi ridarmi il mio corpo. Sorini Tsuike, non kenkyu wa arimasen. Kanomini suru to yakubani. Tutto quello che fai è inutile. Sakanade! Nani? Beh, ora dovrebbe essere difficile orientarsi per te nel mondo inverso. È finita. Oh no! Prevet! Arrenditi! Devi capire una cosa. Il tuo posto non è con Fred, ma con noi. Ma sta zitto! E va bene allora. Pugno finale di Benjamin! Quella donna di prima è tua moglie. Eh? Oh! Rimani lì, fermo! Non era previsto, ma sembra che dovrò riutilizzarla di nuovo. Cosa? Perché? Se fai solo un passo, anche uno solo, lo rifarò. Tornerò indietro nel tempo. Come lo rifarai? L'hai già fatto? Sì, l'ho già fatto. Sono ritornato all'inizio dello scontro. Facendo in modo che i danni che hai ricevuto negli scontri precedenti rimanessero invariati. Pensavo che una volta bastasse, invece mi hai sorpreso di nuovo! Maledetto! Ma non potrai sconfiggermi una terza volta. Addio! Attivati! By Zadust! No! Sì, di nuovo! Se volessi dire qualcosa a tua madre, prego. Mi dispiace, madre. Non ci vediamo da tanto che dobbiamo salutarci. Non dispiacerti. Nulla viene per caso. Tutto segue un suo corso, un suo destino. Se le cose devono andare così, non c'è nulla che possiamo fare per evitarlo. Avete finito di confabulare? È arrivata l'ora della vostra morte. Devo dire che me la sono vista veramente brutta, ma sono ancora in piedi. Con il mio esercito, e tra poco anche voi sarete parte della collezione. Mi sa che ti sbagli. Non ho ancora finito. E allora prendi questo.
Eh? Cos'è stato? Un colpo di fortuna, ovvio. Ma la fortuna non ti assisterà per due volte di seguito. Fra poco seguirai il tuo maestro. Cosa? È impossibile! Con gli occhi! Il tuo aspetto! Ma che cos'è? Non lo so ancora, ma mi piace. Che si tratti dell'ultra istinto. Quel potere non dovresti riuscire a padroneggiarlo. Non puoi sconfiggermi. Accetto la sfida. In ogni caso, non perderò. Sì, Fiero, sarai la prima persona a vedere il 100% del mio potere. Sento che potrei spazzare via l'intero universo in un sol colpo, con tutto il potere che rimolle in me! Avanti! Sparisci! E questo che cos'era? Le tue mosse sono impressionanti, ma i tuoi attacchi sono deboli. Quindi, è tutto qua il tuo potere? No, ma sto imparando a usarlo. Non mi piace il tuo atteggiamento. Per te sarei una specie di manichino con cui allenarsi. Fatti sotto. È impossibile! Come? Non mi stavi attaccando con il 100% della tua forza? Qualunque cosa sia, quella mia nuova forma inizia a sentirmi fiacco. Con questa prossima mossa finirò la battaglia. Cazzo! Non ancora! Non è ancora finita! Ti colpirò con tutto quello che ho! Ah! Addio! Non puoi schivare a mezz'aria! Ho vinto! Lo sapevo, ha funzionato. È il momento. Non posso tirarmi indietro. Io sono... Twitchman! Nemmeno io posso tirarmi indietro. Ora. Vieni, Gigio, hai mai sentito pronunciare queste parole? Sempre oltre il limite!
Ma pensa te, dannato. Devi pensare che sei tanto forte, ma hai lo spirito di un dannato. Debole. Perdonami. Chiedi perdono a tutto il team, ma sappi che io sono l'unico che non ti perdonerà mai. Ma Fred mi ha dato tutto, mi ha dato il potere, una casa. Tuo padre ti ha trattato di merda. Santo cielo, sei la peggior merda che abbia mai conosciuto. Era finita. No, no! Adios, Chupacabra. Non farti più vedere. No! Sì, di nuovo! Di nuovo! Ma mi ero assicurato di metterti fuori combattimento. Allora, io non so cosa sia successo esattamente, Ugo, ma... Quindi tu saresti mia moglie. Non mi ricordo. Sì, ti spiego. E così io partirò a viaggio. Sei sicuro? È pericoloso. Lo so. Forse morirò. Ma non ci pensi a te? Non ci pensi a me? Ma prima di tutto, io sono un partigiano. E quindi dovrò salvare il mondo dalla gemma del tempo. Tornerò per te. E allora torna vincitore, o non tornare affatto. E così aspettai giorni, settimane, mesi, anni, ma tu non tornasti, eri scomparso. E dopodiché... Signora Violangela? Dica, signore. Sono un compagno di suo marito, Ugo Berto. Ero in missione con lui, ma all'improvviso sparì nel nulla senza lasciare traccia. Non abbiamo trovato più nulla. In ogni caso, le ricerche su di lui si sono interrotte. È stato dato per morto, mi dispiace molto. Ma io non mi arresi, continuai la mia ricerca in lungo e in largo. E ti cercai attraverso tutti i continenti, i mari, i paesi, ma non ti trovai. Arrivai persino in Polo Nord, dove accadde un incidente. La piattaforma di ghiaccio sulla quale camminavo si ruppe e rimasi congelata. Lo so, è una cosa strana. Forse fu il caso, forse il destino, ma rimasi criogenizzata. Passarono 70 anni e dei ricercatori mi trovarono. Arrivai in Ancona e vidi un servizio alla TV. Ti riconobbi subito, non eri invecchiato di una virgola. Cazzo! La verità è che con lo scontro l'ho combattuto contro la gemma del tempo. Lui mi ha imprigionato nel tempo 70 anni e mi ha fatto perdere la memoria. Dannato. Ma per fortuna il mio amico Benjamin è venuto a salvarmi. Ma chi è Benjamin? Ah, un mio amico. Deve essere senz'altro il destino. Però purtroppo non mi ricordo più niente. Comunque io sono Violangela. Violangela, che stupido nome. Ah, lascialo andare. Se no, che mi fai? Tu non sei realmente così. Io ti ho conosciuto anche quando non ero una gemma del tempo, ma solo un membro del team di YouTube. Perché devi comportarti così? Io non ho niente contro te o gli altri. Ho il mio scopo da raggiungere, lo farò. Quante volte devo ripetertelo? Tu sei solo una pedina di Fred e ti userà per dominare l'universo. Cazzo! Voi non potete sconfiggermi! Tu sei solo uno stupido giallo gay di Benjamin! Non è così, io sono solo Ugoberto Alfassio Grimaldi. Cos'è, sempre una mossa di Benjamin? Sì, è il fingering di Benjamin. Fingering di Benjamin! Che succede? Ho deciso di risparmiare. Così potremo sconfiggere Fred insieme. Entrerò nel team solo se vince una partita di carta, sasso, forbici. Vabbè. Carta, sasso, forbici. Merda. Fai sempre forbici. Io e te da soli non
Non siamo abbastanza forti per sconfiggerlo. Anata wa jubun, nitsu yuko, arimasen. Watashi wa soryotorini, susuminasu. Sei accecato dal tuo orgoglio. Forse ho trovato un modo per sconfiggerlo. Sarebbe un modo per dire che ti arrendi? Ok, allora. Nulla è durevole quanto il cambiamento. Non c'è nulla di immutabile, tranne l'esigenza di cambiare. Tutto fluisce, nulla resta immutato. Eh? Così disse Eraclito. Eraclito? E cosa c'entra ora? Sai, il tuo potere è veramente invincibile. O quasi. Mentre dormivo ci ho pensato a fondo. Un tuo punto di vista. E l'ho trovato. Spara. Tutto può cambiare, e tu hai il potere di mutare ogni tua cosa a piacimento. Ma c'è una cosa che non potrai mai cambiare. Il cambiamento stesso. Ma non ha senso. Ora tu rappresenti il cambiamento. E l'unico modo per rendere inoffensivi i tuoi poteri è cambiare te stesso. No, il profumo no! Ma non basta! No, la parrucca no! Ma no, i risvoltini no! Ti ammazzo! Cazzo! Merda! I miei poteri! Il rossetto, no! Colpo del sorriso. Ma... E ora è il momento di salutarci. Arrivederci, porco di... Ho voluto darti una spallata. No, no, basta. Se non ho ancora... Bravi ragazzi, avete resistito abbastanza. E tu Mazzò, con quei pochi secondi con cui sei riuscito a resistere alla gemma dell'anima, hanno cambiato l'esito della battaglia. Ma tu sei quello che ho incontrato tempo fa, quello che mi ha dato i poteri. Esatto, e sono io la causa dei tuoi nuovi poteri. Anni fa ero sposato con una bellissima donna, il cui fascino faceva invidia alla più bella delle muse. Eravamo innamorati perdutamente, tuttavia la gemma dell'anima richiede un grande sacrificio. Per possedere il potere della gemma bisogna perdere la cosa che di più si ama al mondo. Un'anima per un'anima. E quindi? Un giorno, mentre suonavo un pezzo per violino per la mia amata, morì tra le mie braccia. L'anima iniziò a vagare per tutta la stanza e io distinto aprì il palmo della mia mano. L'anima di mia moglie si posò sul mio palmo e la inghiottì. Poi strinse a me il suo corpo esamine e piansi. La gemma era un peso che non riuscivo più a sopportare. E pensai al suicidio, ma non lo feci perché l'anima della mia amata era pur sempre dentro di me. Un giorno pensai di passare la gemma dell'anima a un'altra persona, un'altra anima, un altro sacrificio, e ho trovato te. Ma io non amo nessuno, io non amo niente. Ti sbagli, c'è una cosa a cui tieni più di qualsiasi altra cosa. Quella cosa è te stesso. Eh? Hai sacrificato la tua stessa anima per fare tuo il potere dell'anima. Sei un contenitore vuoto, pronto a riempirsi di altre anime per sentirsi pieno. Ma... Sei un buco nero e non ti riterrai soddisfatto finché non avrai inghiottito l'ultima anima. E io sono qui per prendermi le mie responsabilità, ciò che è mio. Lo devo a voi ragazzi, e a te Rob, e per la mia amata. Ma io non voglio. Sono sicuro che lo vuoi e come. Una volta che sarò tornato gemma, affido a te il compito di custodirlo. Non dovrai mai dare la gemma dell'anima a Fred. Avete sentito cosa ha detto la gemma? Dobbiamo andare a sconfiggere Fred. Siete liberi ormai. Dopo più di 70 anni. Così tanto? È una storia lunga. Cosa è successo? Mi chiamo Veronica, sono nata nel 1920, come tutti gli altri. Ma com'è possibile? Dovresti essere morti. In teoria sì, ma... Ma cosa? Conosco Fred sin dalla tenera età, era anche una persona simpatica. Ma qualcosa cambiò in lui quando conobbe un uomo in mantella nera. Lei? Quando incontrò Fred gli disse che avrebbe cambiato il destino dell'umanità. Dominare questo mondo
con le gemme. Fred venne così incorrotto da Flame e impazzì. Cominciò a creare una setta di uomini a lui fedeli e impazzì. E ci riuscì. Più precisamente, in giro per il mondo erano nate 6 persone con dei poteri chiamate gemme dell'infinito. E io sono una di quelle. Se le cose stanno così, devi stare molto attento. O altrimenti verrai usato come strumento di controllo da Fred. Lo so. Tornando al discorso di prima, Fred si era innamorato di me. Sosteneva che ero la donna perfetta per la sua causa. Detto questo, lo ritenne un folle e lo respinsi. Lui diceva: il destino ha riservato qualcosa di grande per noi. Domineremo incontrastati questo mondo, però continuai a rifiutarmi e scappai. Quello fu il momento peggiore, il momento in cui Fred divenne ancora più folle. Fomentò la gente per le sue sommosse, mentre reclutò il resto delle gemme. Io creai una resistenza per combatterlo. Tutti quelli che vedi qui sono i miei compagni. Noi ci chiamiamo i Mancini. Che nome triste. Sta zitto. Scendemmo in campo per controbattere la nostra guerra, ma nel giro di qualche minuto ci sottomesse. Ma dopo poco fece la sua apparizione Martina, la gemma della mente. Ci controllò per il resto degli anni come fossimo burattini, fino ad oggi. Coloro che sottostanno al potere della gemma perdono la capacità mentale, perdono anche la loro vita e la loro coscienza. Capito. E ora anche voi combatterete con noi. È il momento di fare il culo a Fred. E così ci sei riuscito. Hai ottenuto l'oltre istinto, un stadio che si ottiene solo con il potere del perfezionamento delle gemme. Fred! Così poi tuo padre si sbagliava. Non sei poi così tanto un fallimento. Magari in fondo è orgoglioso di te ora. Chiudi il becco e dammi quella gemma. Solo perché tu hai ottenuto questo potere non significa che adesso mi puoi dare ordini. Sai? Io da solo sono forte quanto tutte le 6 gemme messe insieme e te ne darò una dimostrazione. Niente male. Stai iniziando a colmare le nostre differenze di potere. Continua a evolverti, diventi sempre più preciso, veloce e potente. È un peccato non poterti usare. È stato divertente, ma adesso voglio sistemare i tuoi amici prima del nostro scontro finale.